Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e questo è Pazzi per il Cinema. Mi scuso se tutte le volte non sono correttamente in quadro, ma io questa telecamerina qui non ha lo specchietto, cioè io non vedo come sono. Spero di non essere troppo in alto, di tagliare via la fronte, speriamo. Lo sapremo solo in post produzione e montaggio. Mi sono fatto una piccola scaletta così non divago troppo, anche se già lo sappiamo, divagheremo un po' perché veramente io vorrei parlarne in live con voi di questa serie TV, mi sta piacendo davvero tanto. E veramente una seconda puntata con il botto. La prima puntata non era assolutamente male, ma mamma mia la seconda puntata, e infatti qui ora nella scaletta ci arriveremo al punto 5. Ci arriveremo, ma partiamo dal punto 1. L'ho chiamata italiano. Io prima di vedere la puntata 2 mi sono rivisto la puntata 1 in italiano, perché Sky giustamente ne sta doppiando. Ora, con tutto il bene che io voglio alle persone che dicono io me lo voglio vedere in inglese perché mi piace di più, va bene. Io personalmente non sono così. Io l'inglese tutto sommato lo mastico, però è diverso guardare una cosa in italiano. È vero che ti vai a perdere l'interpretazione originale, però bisogna considerare due cose. Numero uno, i nostri doppiatori male male non sono, va bene? Punto numero due, se mi venite a dire io lo guardo in lingua inglese perché così mi godo meglio l'interpretazione originale, ci può stare nel caso voi l'inglese lo sappiate e va bene. Però a questo punto io mi aspetto che voi vi guardiate i film francesi in francese, i film tedeschi in tedesco e così via. La Casa de Papel ve lo siete visti in spagnolo, va benissimo, non mi importa. Io personalmente, ora che ho rivisto la prima puntata in italiano, ho amato ancora di più la prima puntata e non vedo l'ora della prossima settimana che mi vedrò la seconda puntata in italiano, perché è stata qualcosa di... Punto 2, l'ho chiamato questo capitolino intro. Zan, 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 zan. Veramente l'intro del Trono di Spade è stata qualcosa di incredibile. Se vi ricordate anche i Simpson l'avevano omaggiata. Cioè è una cosa fenomenale. E qui nella intro, io penso, io non sto leggendo nulla in giro, ma io penso che quella che si vede nella intro sia Valiria, perché non mi sembra Rocca del Drago. Roccia del Drago non è decisamente la capitale. A me pare Valiria prima del disastro, che poi sto disastro. Martin, ma dimmelo che cos'è questo disastro. Io, il disastro di Valiria, ne parlano tantissimo in Cronaca del Ghiaccio del Fuoco, io ancora non ho capito che cosa è successo, speravo che venisse detto qui, invece no. Capitolo 3 della scaletta, mi sono appuntato Rhaenyra Draghi, perché giustamente la ragazzetta ha detto una cosa giusta, cioè stavano lì nel concilio ristretto a discutere, ah ma c'è questo pirata che dà in pasto quelli delle rotte commerciali e granchi, bla bla bla, va tolto di mezzo, dobbiamo difendere il nostro re, i nostri cittadini, quel cavolo che è. E giustamente Daenerys dice, ma scusate, voi che parlate, ah non possiamo mandare l'esercito, non possiamo, abbiamo i draghi, usiamo i draghi, giusto. Giustamente però il re le dice, no, non possiamo farlo perché il budget per i draghi ce lo siamo già fumato tutto quanto nella prima puntata. E quindi non mandano i draghi. Ora io, ok, sto scherzando perché io lo so benissimo che una sceneggiatura ha delle regole, tu devi mettere, devi porre i personaggi davanti a degli ostacoli, e quando parli di magia nel fantasy gli ostacoli sono tutti facilmente aggirabili con la magia, cioè è difficile creare un sistema magico che stia in piedi per davvero. Lo stesso Tolkien, la stessa Rowling, se uno va a guardare logicamente moltissime situazioni si potevano risolvere con la magia, veramente, dalle aquile di Gandalf che prendono l'anello e lo portano in Monte Fato, al fatto che a Hogwarts
negli anni 4, negli anni 5 utilizzano magie che potevano risolvere totalmente la situazione già dal libro 1. Vabbè, non entriamo in discussione qui. Però giustamente Rhaenyra, facciamo finta di essere lo youtuber medio, perché io sono lo youtuber medio alla fine, quindi puntiamo il dito e facciamo finta di essere dei sceneggiatori. Ah, è un problema, Rhaenyra doveva essere ascoltata, scoppiava la guerra e sti coniglietti. Abbiamo i draghi, usiamoli. Punto 4, il capitolo 4 l'ho chiamato bambina. Adesso, gli intrighi di palazzo. A me è piaciuto molto il Trono di Spade, non per gli intrighi, perché l'intrigo in sé è qualcosa che comunque nel fantasy, nella fantascienza, o comunque nel racconto di genere abbiamo sempre visto. Pensiamo a Frank Herbert col suo ciclo di Dune. Comunque lì gli intrighi ci sono dappertutto e non se li ha inventati lui, porca vacca! Cioè, non voglio tirare in ballo Manzoni con Promessi Sposi, però l'intrigo fa parte della narrativa. Quello che ha fatto Martin di buono nel primo Trono di Spade è calcare molto la mano sui personaggi che fanno parte dell'intrigo, quindi su come la vivono. Pensiamo, e qui un po' di spoiler sulla prima stagione, e sulla prima stagione, sul Cronaca del Ghiaccio e del Fuoco ci sta, quindi ora qui lo metto, spoiler, ma parliamo del Trono di Spade. Per quanto riguarda la figura di Ned Stark, cioè, notate questa cosa, ti viene presentato come l'eroe indiscusso, senza macchia, senza nulla, e poi si scopre nelle stagioni più avanti che da giovane ha ucciso al cavaliere, lì alla spada dell'alba, come si chiamava, l'ha ucciso colpendolo alle spalle. Quindi anche una persona così retta, l'eroe della storia senza macchia, comunque ha delle oscurità, delle ombre nel suo passato. Quindi il bello di questi intrighi di palazzo, e qui abbiamo il Valiriano, quello nero con la regina che fu, che vogliono far sposare la figlia al re, quella lì di 12 anni, sono intrighi, ok, ma che vengono calati nella mentalità dei personaggi. Ad esempio, più di sconvolgermi il fatto che ci fosse la dodicenne che va in sposa al re, mi ha sconvolto più che altro come hanno usato l'altra ragazza, quella lì che nel finale di puntata si vede che il re ha detto: io mi sposerò con questa qui, che è l'amica di Denira, quella lì che già si era capito dalla prima puntata, che il padre diceva: metti il vestito di tua madre, vai a fare visita al re. Ci sta. Però notate la questione delle unghie, ad esempio, che lei è stressata. Infatti ci fanno vedere nella prima puntata che lei è stressata durante il torneo, che si rovina le dita e adesso continua ad essere stressata. Quindi anche se non lo dà veramente a vedere che questa situazione la fa stare male, in verità la fa stare male. E il padre Hightower, Otto Hightower, me lo ricordo, non quello di Scuola di Polizia, l'altro, Hightower si è mosso in maniera molto più meschina di quanto sia Daemon, perché francamente Daemon è un mattacchione, cioè sta lì, ok, è un caotico buono, no dai, un caotico neutrale, mettiamola così. Ah, D&D, c'ho una voglia di giocare a Dungeons and Dragons. Comunque non c'entra una mazza. Prossimo punto della scaletta, non ve lo posso leggere, poi magari ve lo dico dopo. Ora, io in questi giorni sto guardando per la prima volta in vita mia la saga di Fast and Furious. Voi direte: che cavolo c'entra? Non c'entra nulla, ma arriviamoci, in verità c'entra un pochino. Me l'avete consigliato, uno di voi me l'ha consigliata. Perché vi sto dicendo questo? Parliamo della scena di quando vanno a Roccia del Drago a tentare di riprendere l'uovo rubato da zio Daemon, e ci vanno con un piccolo esercitino, ok? Ci va, chi era? Hightower ci va, mi pare, vabbè.
va lì e giustamente si fa trovare Daemon con la concubina, con l'uovo di drago, a tutto quanto tronfio, e giustamente estraggono le spade e poi che cosa che fa? Arriva il dragozzolo, quello suo, quello grosso. E giustamente, cioè, che cazzo vai da quello che ha un drago? No! E giustamente Deniera, che oggettivamente quella ragazzetta ha più palle di Toretto in Fast and Furious, la ragazzetta è un personaggio meraviglioso. Allora, io ho letto la saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, quello che è uscito, perlomeno perché Ciccio Martin ovviamente non farà uscire gli ultimi libri, però il bello del personaggio di Daenerys nei libri è che traspare molto la voglia di libertà. Leggendo tra le righe dei capitoli di Daenerys, ad esempio, quando a lei regalano durante il matrimonio Dothraki nel libro, le regalano un cavallo bianco, ok? E lei lo cavalca a pelo, fa avanti e indietro, sente il vento nei capelli. Proprio viene scritto questo all'interno del libro. Questa cosa non c'è nella serie TV, giustamente non c'è, perché il personaggio di Daenerys nella serie TV è stato scolpito da serie TV. Tu non puoi calare ogni singola parola scritta all'interno di una puntata, di un film. Sono due media diversi. E quindi si decide di fare gli aggiustamenti e le cose per mandare un messaggio diverso, più incisivo, per scolpire meglio il personaggio. Un personaggio che funziona bene su carta potrebbe non funzionare in video e viceversa. Invece, in questa serie TV, in questo prequel del Trono di Spade, il personaggio di Deniera, io veramente, è a metà tra la Daenerys del libro e quasi Arya Stark. Non lo dico io, questa cosa l'ha detta mia mamma, ed effettivamente ha ragione. Cioè, pensateci un attimo, è un personaggio davvero cazzuto, davvero girl power, e che mi ricorda tantissimo Daenerys dei libri. Adesso, ovviamente, è un po' picchiatella, giustamente, come tutti i Targaryen, giustamente. Abbiamo notato che il sangue di drago scorre nel padre, perché nella prima puntata lui metteva le mani sopra le candele e non si bruciava. Ancora non l'ho capito se anche lei è ignifuga, forse, non lo so. Non ho capito neanche se Daemon, lo zio, è ignifugo. Probabilmente sì, ovvio, caspita, ma che bel personaggio. Mi ricorda tanto Jaime Lannister, cioè un personaggio, spoiler, un personaggio anche quello molto grigio, che nella prima puntata butta un bambino giù da una torre e si ingroppa la sorella gemella, e poi più avanti scopriamo che è molto più complesso, molto più tormentato al suo interno. E per quello che abbiamo visto anche nella prima puntata di Matt Smith, come interpreta il suo personaggio quando festeggia, tra virgolette, al bordello non è che festeggiava la morte del nipote, però comunque, mentre tutti nel bordello facevano quello che dovevano fare, perché giustamente era una casa del piacere, lui era molto sulle sue. E c'era questo contrasto fortissimo tra la sua persona e ciò che lo circondava. Quindi io penso, non è che lo penso, cioè è palese che è un personaggio molto più complesso dal cattivone che ci stanno buttando in faccia. E a proposito di cattivone, veniamo ora all'ultimo punto, che ho chiamato il vero cattivo. Ora, quello che mi sta piacendo di questa serie TV, comunque quello che mi è sempre piaciuto del Trono di Spade, è che sì, abbiamo avuto dei personaggi malvagi. Joffrey era un cattivo, un meraviglioso cattivo, grande applauso. Però il fatto è questo: il Valiriano, che il dottor Manhattan lo chiama Perlano, io non mi ricordo più il suo nome, mi continuo a ricordare Perlano, resterà Perlano. Comunque, Perlano è molto malvagio per le sue mire di potere, che poi magari non è nemmeno potere, magari è
mera avidità, lui vuol proteggere le proprie rotte commerciali magari, non lo so, lo fa solo per denaro, non per il potere, non lo so questo, ma in questa puntata il nero coi rasta bianchi, il nero coi rasta albini, ha dato in sposa, ha offerto in sposa la figlia dodicenne al re e poi nel finale sta andando a mettere il fratello contro il fratello, nel senso, sì, Daemon si sta comportando in questa maniera, lui vuole un po' un desiderio di rivalsa, magari un po' un desiderio di aver riconosciuta la, non neanche la propria posizione, farsi dire dal fratello ti voglio bene, una cosa del genere. Lui sta cercando l'affetto del fratello, secondo me. E il Valiriano va a gettare letteralmente benzina sul fuoco andando a proporgli una joint venture contro il fratello, praticamente. Quindi mi piacciono, di nuovo, tornando all'inizio, questi intrighi che non solo hanno come fine, avete presente il principe di Machiavelli che si scrive, come il principe debba prendere e mantenere il potere. Qui abbiamo dei movimenti che sono machiavellici, ma abbiamo l'accento su ciò che provano i personaggi. Io non vedo l'ora di vedere la puntata 3. Non voglio andare troppo per le lunghe perché ci sono altri youtuber molto più bravi di me che fanno video anche di 40-50 minuti che va bene, fanno le analisi. Io non voglio fare l'analisi, io voglio che ci teniamo un pochettino compagnia e magari, non so, mi scrivete nei commenti se secondo voi sto sbagliando qualcosa o semplicemente se vi è piaciuta anche a voi questa puntata quanto è piaciuta a me. Io non vedo l'ora che lunedì esca la terza puntata e sono molto combattuto perché lunedì esce anche la nuova stagione di Rick e Morty. E io non so che cosa fare.